qualità che l'università dovrebbe dire, produrre continuamente. Purtroppo, lo dico con grande franchezza, la qualità dell'insegnamento universitario da quando è stata introdotta è in qualche modo stata. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana, credo che sia un titolo estremamente significativo del senso profondo di questo master, che proietta immediatamente la nostra facoltà insieme con la facoltà di lettere, proietta immediatamente sui grandi problemi del nostro tempo, perseguendo quindi una linea di approfondimento che già, per quel che riguarda specificamente la facoltà di giurisprudenza, nella didattica e nel rinnovamento della didattica che ci stiamo oramai dando da qualche anno, una didattica cioè che non è fatta soltanto di impostazione teorica ma anche di confronto concreto con i problemi del territorio e con coloro che operano sul territorio e che ovviamente conoscono molto bene questa realtà. Recentemente un grande sociologo che è stato paragonato a Marx, a Weber, ha scritto che è bene non illudersi su una possibile sconfitta della criminalità organizzata nel XXI secolo, perché il particolare modello di sviluppo che lui definisce il capitalismo informazionale del XXI secolo sta producendo una grande espansione del potere economico, sociale e politico della criminalità in vari posti del mondo. Purtroppo nel nostro mezzogiorno viviamo un'esperienza del genere a livello massimo, quindi un'iniziativa come questa e la preparazione multidisciplinare di studiosi che già hanno conseguito i titoli di laurea su questa materia oggi appare fondamentale. L'Università di Napoli, oltre ad essere molto antica, ha 777 anni, anche molto grande, e quindi si articola in poli, un'articolazione istituzionale, e io sono presidente del polo delle scienze umane e sociali, e quindi perciò siete costretti a seguire anche un altro presidente. Io personalmente sono professore di diritto del lavoro e quindi leggo inevitabilmente le problematiche della criminalità, della sicurezza urbana, anche ai problemi del lavoro. Non penso affatto che la mancanza di lavoro sia generatrice di per sé di criminalità, però certamente la mancanza di lavoro alimenta abbastanza la criminalità, che poi magari nasce qui questo terreno di cultura piuttosto complessivamente degradato, per poi magari andare là dove ci sono i soldi, dove c'è da fare affari, però non c'è dubbio che i problemi probabilmente nascono qui, nascono nel Mezzogiorno, nascono in Campania. Ringrazio tutti, ringrazio in modo particolare anche il dottor Grasso per aver accettato l'invito in un'agenda che so essere molto fitta. Dico solo due cose. La prima è che questo master è il primo master che si fa nell'Ateneo Federiciano II e sono veramente onorato di coordinarlo. Presidente, soltanto per ricollegarmi a quando lei aveva poc'anzi affermato, ricordando la figura e il ruolo del professore Patalano come magna parte dell'organizzazione di questo grande progetto di formazione post-laurea. Il professore Patalano ha creduto molto nella realizzazione di questa iniziativa di formazione, perché tra punto di vista non ha mai mancato di coltivare il progetto di realizzare una scienza teorica su basi criminologiche. Si tratta di un'aspirazione antica del pensiero penalistico, di un'aspirazione che cerca di rapportare la legge con il diritto, la legge con le basi di razionalità. Se non c'è razionalità, il diritto penale finisce per assumere le sembianze di un'altra forza, un autoritarismo.
Io credo che nel nostro paese abbiamo tanta legge penale in poco. Abbiamo tanta normazione che risponde a strategie simboliche specifiche, alle esigenze di propaganda politica, che mostra da un motore di reclutamento di consenso, abbiamo poco diritto penale capace di rispondere con efficacia alle sfide di contrasto ai fenomeni della criminalità organizzata. Io ho accolto con sincero e spontaneo entusiasmo questo invito a svolgere la relazione iniziale in questo master di criminologia, e per me è sempre un arricchimento quello di trovarmi in mezzo ai giovani, e vedo che la maggioranza sono donne, e mi fa piacere perché proprio dei giovani, e proprio delle giovani donne, la voglia di cambiare il mondo, di combattere le ingiustizie, di reagire alle prepotenze e soprusi, e sotto questo profilo mi sento anch'io giovane, ahimè, nonostante il peso degli anni. Una formazione matura oggi non può che passare attraverso quelle che chiamiamo le 3C: la conoscenza, la competenza e le convinzioni. Ma naturalmente non si può tralasciare il contesto ambientale con cui si è chiamati a interagire. Si tratta di realtà come quella campana, come quella del sud, caratterizzate da disagio sociale ed economico, da sostanziali limitazioni della libertà, da un'incombente presenza della criminalità, che pongono i cittadini che vivono in questi territori in una evidente situazione di svantaggio anche nelle prospettive del loro futuro. Nelle società moderne spesso siamo in presenza di società sostanzialmente democratiche, ma effettivamente e concretamente non libere, proprio perché inquinate dall'ossessiva presenza della criminalità organizzata. Non si può non tenere conto, quando si parla di politiche della sicurezza, del contesto ambientale in cui questa sicurezza deve essere realizzata. Se al nord la sicurezza viene vista soltanto sotto il profilo dell'aggressione all'individuo, ogni suo impegno nell'aggressione alla sua persona, e quindi la reazione anche quando c'è un incremento di rapine, di furti in villa e di questo tipo di reati, assume la situazione molto più drammatica, perché questi reati non fanno più notizia, tanto sono diffusi, mentre ci sono altri reati meno visibili, meno direttamente percepibili, che invece finiscono con l'inquinare le relazioni sociali per costituire appunto una società meno libera. In talune regioni del sud proprio la violenza, la frequenza dei reati, questa presenza incombente della criminalità organizzata rimane una componente strutturale della strada. E taluni cittadini sono costretti a vivere in condizioni di sudditanza, di intimidazione, di omertà, dove proprio è traumatico il contatto con la realtà, con l'ambiente. Taluni quartieri in cui si percepisce la povertà, la miseria. Quartieri in cui naturalmente c'è anche il problema del lavoro, e quindi la preoccupazione. Realtà in cui il carcere, la morte, il dolore, la strada sono unica, la strada è l'unica maestra di vita, soprattutto per quei ragazzi come Napoli, in Campania, ma così come in Sicilia e anche in altre regioni del sud, ragazzi cresciuti troppo in fretta, per cui e la strada e non la famiglia e la scuola che finiscono col formare.
realtà dove la mafia esercita il controllo assoluto, totalizzante del territorio, di tutte le attività economiche che svolgono, che tenta, e spesso ci riesce, di infiltrarsi nell'economia, nella politica, di condizionare la giustizia, usando la violenza per l'acquisizione del consenso sociale, anche attraverso una distorta funzione regolatrice dell'ordine pubblico. Una politica della sicurezza urbana non può non tenere conto di questi elementi, di questa realtà. Queste organizzazioni criminali che appunto agiscono al sud sono caratterizzate da questa ricerca dell'acquisizione del consenso, che è qualcosa di più rispetto a un'organizzazione criminale pura. Nel senso che il fine del crimine, il fine principale del crimine dell'organizzazione è certamente il profitto illecito. Ma queste organizzazioni hanno qualcosa in più delle caratteristiche. Non sono comuni organizzazioni criminali, hanno questo fine di acquisire anche il consenso della gente, per poi magari barattarlo con il consenso elettorale, posto su un piatto d'argento alla politica, ai fini poi di cogestire il potere locale. E questo è l'elemento caratterizzante di tutta una Italia meridionale. Io ricordo ancora, nei miei ricordi professionali, cercano di prendere le cose che sono più collegate alla mia attività, quindi al contrasto al fenomeno mafioso. E mi ricordo che nel 1980 si verificarono talune uccisioni di ricettatori di preziosi, o di ricettatori di autovetture nel contesto palermitano. E alcuni collaboratori, dopo qualche anno, ci chiarirono il motivo di quelle uccisioni. Erano motivate dalla necessità di imporre una regola. La regola era di costringere i ricettatori a tenere la merce rubata per almeno 24 ore nel caso di merce comune e 48 ore nel caso di preziosi, prima di trasformarla, di renderla riconoscibile. E questo perché? Per rendere possibile la restituzione a coloro dei cittadini che ne avessero fatto la richiesta. Naturalmente a condizione di non essersi prima recati a fare la denuncia alla polizia o ai carabinieri. E in questo modo si riusciva a recuperare qualcosa per i cittadini, per esempio qui c'era qualcosa di più del rapporto penale, ma un rapporto affettivo, non so per esempio la collanina della prima comunione, una nonna di nonna Fede, o le preziose e così erano funzionate. Questo creava un rapporto tra cittadino e crea, laddove sussiste ancora questa pratica, crea un rapporto tra cittadino e organizzazione criminale, che poi si fonda su una sorta di rapporto di consenso. E quando poi magari qualcuno chiede a un cittadino di rendere disponibile anche per qualche settimana magari la casa di campagna senza dover dire perché e serve forse per nascondere qualche latitante, ecco che su queste basi si crea questo rapporto di collaborazione che è difficile qualificare immediatamente come criminale, ma certamente è un favoreggiamento del raggiungimento dei fini dell'organizzazione criminale. Come vedete, questo è uno dei tanti modi dell'organizzazione per acquisire questo consenso sociale, questo servizio, così come l'estorsione, peraltro questo studio che è stato fatto molto interessante, l'estorsione è quasi il compenso per una protezione. Veramente la protezione
anzi il pericolo che genera la protezione è determinato dagli stessi soggetti che poi chiedono il compenso per la protezione, creando un meccanismo infernale da cui non si esce. Io creo il pericolo, dopo ti dico che se vuoi essere protetto mi devi pagare. Beh, questi sono altri modi per creare questo rapporto che poi finisce con determinare un consenso. Nel senso che è vero che molte estorsioni sono frutto di un'intimidazione, spesso un'intimidazione ambientale, ma almeno in Sicilia alcune analisi ci portano a ritenere che sono gli stessi commercianti alle volte a chiedere cosa devo fare per mettermi in regola, per mettermi a posto. Quindi un'accettazione di questa realtà, una legittimazione di questa realtà, stessa legittimazione di questo sistema criminale che viene dato per esempio dalle ditte del nord che vengono a fare i lavori per l'autostrada in Calabria, che la prima cosa che fanno prima ancora di impiantare il cantiere, mandano qualcuno per prendere contatti con i locali e per stabilire magari chi si deve assumere, chi deve fare il capo cantiere che poi garantisce la protezione del cantiere. E in questo modo si finisce con legittimare un sistema che è un sistema criminale. L'organizzazione spesso poi si ammantano anche in una certa area aurea di rispetto, cercano di creare il mito di quasi essere organizzazioni che sostituiscono lo Stato in talune sue manchevolezze e creano appunto quella situazione di ordine, di pacificazione sociale, di risoluzione delle controversie. E per esempio tra i tanti miti che poi non sono tali è quello che sono organizzazioni che rispettano le donne e i bambini, per cui non uccidono per esempio le donne e i bambini, cosa assolutamente non vera, perché se andiamo a vedere i casi che sono nella storiografia ormai dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, sappiamo che un ragazzino soltanto perché aveva scippato la madre di Santa Paola venne barbaramente ucciso, così come altri tre ragazzini che avevano commesso un furto dove non dovevano commetterlo furono buttati e sotterrati con una foiba all'interno della Sicilia. Così via nel passato. Però l'organizzazione sempre cerca di mantenere intatto questo contesto di un'organizzazione tra virgolette buona per i cittadini. E io ho un esempio eclatante che viene fuori dalla mia esperienza processuale, ho fatto anche il giudice nella mia professione, quella, il giudice del maxi processo contro la mafia. Il primo maxi processo di dimensioni enorme, che in realtà veniva subito dopo il processo cosiddetto Tortora che era iniziato a Napoli. C'era l'esperienza già napoletana di questi grossi processi che si affacciava, esigenza che si affacciava per colpire questa criminalità organizzata. E ricordo che nel corso dell'udienza, nel corso del dibattimento del maxi processo, si sparse la voce che c'era una sorta di regola che l'organizzazione Cosa Nostra aveva imposto, cioè quella che durante il processo non dovevano essere connessi omicidi. Cosa Nostra, come sapete, è un'organizzazione che riesce attraverso direttive strategiche a compiere cose di questo genere. La riprova e il riscontro che effettivamente era così fu il fatto che appena letto il dispositivo della sentenza
uno di coloro che era stato assolto per insufficienza di prove, che non siamo trovati in riscontro di dichiarazioni dei pentiti, nel recarsi a casa presso Valente, di cui viveva a Milano, con un vassoio di cannone in mano e con una bottiglia di spumante, venne ucciso proprio davanti alla casa di Valente. Lo stesso pomeriggio della lettura della sentenza. La tregua era finita. Però durante il processo era successo un fatto particolare, era stato ucciso un bambino, si chiamava Domino. Immediatamente i giornali, la mafia, perché il concetto è che nessun omicidio di un certo tipo può essere commesso senza una certa autorizzazione, proprio per il controllo che l'organizzazione ha sul territorio. Bene, dalle gabbie dell'aula del maxi processo chiede di parlare il figlio di un famoso capo mafia, Giovanni Contate, che legge un proclama in cui dichiara che loro non c'entrano niente con l'uccisione del bambino, in una maniera un po' contorta, per prendere le distanze da quel fatto. E allora, considerando che tutta la difesa dei mafiosi al maxi processo è improntata sul fatto di negare le relazioni tra di loro, addirittura ricordo che quando il presidente interrogava e contestava i reati, quindi non dicevano che era un innocente o colpevole, insomma, del reato di associazione. Avevano tutti la stessa frase, dicevano: presidente, io sono estraneo. Questa era la parola d'ordine. Insomma, cercavano di contrastare la tesi dell'accusa su questi legami. Bene, con quel proclama rinunciarono praticamente a questo tipo di difesa, perché nel momento in cui dice noi non c'entriamo, è chiaro che si viene fuori un'entità che è costituita proprio dall'organizzazione. Quindi, pur via continuare a affermare il fatto che loro non potevano essere autori dell'uccisione di un bambino, preferivano abbandonare la strategia di un processo, la strategia difensiva di un processo. Questo per dire e per affermare ancora una volta l'importanza del rapporto tra i cittadini e l'organizzazione, l'importanza di questo consenso che si cerca di catturare per poi ottenere quello scambio che abbiamo visto, la gestione o la cogestione di un potere locale. Sempre per restare in tema di quel processo, mi piace sempre riferire un episodio che ha cambiato notevolmente la mia vita, perché il periodo peggiore dal punto di vista professionale è stato quello di dover scrivere la motivazione di quel maxi processo. Ripeto, 475 imputati, 438 capi di imputazione, tra cui 120 omicidi. Insomma, tutto da dover motivare con i tempi che richiede la scrittura di una motivazione, soggetto per soggetto, imputazione per imputazione. E io avevo, insomma, si trattava di una corte d'assise, il presidente aveva immediatamente delegato un giudice latere, che ero io, anzi qualche imputato mi ha apostrofato come il giudice laterale, tanto per esempio. E il giudice latere ero io e dovevo redigere la sentenza. Beh, la responsabilità è grandissima. Avete sentito sulla cronaca ogni tanto i ritardi che le cose della sentenza creano, dependendo la scarcerazione di imputati. Ma pensare, si trattava del processo che aveva fatto Falcone, Borsellino, Tura di Mafia, uno sforzo enorme dello Stato, addirittura l'aula bunker era stata costruita in funzione del processo. Tutto questo rischiava di finire a gabbie vuote, nonostante la condanna a 19 ergastoli, che era 2500 anni di carcere per tutti gli imputati. E tutta questa responsabilità era su una persona che dovevo scrivere. Quindi io mi vedo in quel momento
un periodo in cui non avevo tempo libero, altro che The Lux, altro che non vedevo televisione, cinema, niente, assolutamente niente. Stavo chiuso il più possibile, finché le forze me lo consentivano, e usavo mille mezzi, anche registrazione, per trascrivere altri le cose che mi piacevano essere scritte. Questa era la mia situazione psicologica. Una mattina mio figlio, che allora era 14enne, mi dice, mia moglie era già uscita, insegnando, era entrata a prima ora, lui entrava a seconda ora, mia figlia mi dice, sai papà, ho un'educazione fisica, ho un vistosissimo buco nella tuta, non posso andare così, mi puoi andare a comprare una tuta? E io, con un grande complesso, senso trova, lascio il mio scrittorio dove già dalle prime ore dell'alba stavo via a lavorare e mi reco vicino al negozio per tipo sportivo per comprare questa tuta. Quando entro incrocio un ragazzo che mi ha posto e mi fa salve, ma non mi saluta, non mi riconosce. Scusi, perché la dovrei riconoscere? Mi aiuti? Sono stati 2 anni uno di fronte all'altro. Dove? Al massimo accesso, io stavo dietro le case e faceva il giudice. Ah, bene, mi fa piacere. E come mai adesso è fuori? A questo punto riconobbi chi era. Era il figlio di un famoso capo mafia che era sospettato di far parte di una squadra di killer che faceva gli omicidi, anche se non era stato incriminato, perché non c'erano le prove su episodi specifici di omicidi, però era una persona pericolosa e era stata imputata di associazione mafiosa, di traffico di superfici. Bene, questo dico, come mai è fuori? Dice, ho trovato dei giudici più buoni di lei, lei mi ha rigettato 12 istanze di libertà provvisoria. Finalmente, a fine del processo, sono venuto dal giudice e mi ha votato finalmente al produttore, la corte di mano. Va bene, mi fa piacere, compro la tuta, torno a casa. Proprio sullo scrittorio c'era la scheda che dovevo finire in completare di quel ragazzo, condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione, con la specifica affermazione che in relazione alle ultime istanze presentate in libertà provvisoria per la sua pericolosità dovrebbe stare in carcere. Allora, in quel momento, qualcosa l'uomo vacilla, io sto facendo tutti questi sacrifici e poi c'è qualcuno che distrugge il mio lavoro in questa maniera, beh, o impazzisci, o ti dà la ragione, oppure fai come ho fatto io, nel senso che ho detto il mio dovere, la mia coscienza è quella di fare tutto il possibile per raggiungere il risultato, se poi questo viene distrutto da altri, io non posso pormi questo ulteriore problema per il risultato a qualsiasi modo.